Questo è quello che qualche giorno fa alcuni residenti di Val di Brana, una frazione a pochi chilometri da Pistoia, hanno trovato e filmato. Un tubo dell'acquedotto con una grossa falla che perde in modo copioso acqua. Il video è stato diffuso via WhatsApp e non avrebbe destato granché preoccupazione se non qualche lamentela e una segnalazione al gestore di intervenire prontamente. Se non che Val di Brana, o almeno una parte del paese, da alcuni giorni vive nel costante timore di rimanere senza acqua. Così, all'improvviso, come ci confermano alcuni residenti del paese, il gestore del circolo ricreativo, un bar pizzeria, in caso manchi l'acqua, ci ha detto rassegnato, sarei costretto a chiudere. E qui è parecchi giorni che siamo senza acqua e problemi critici per la gente, per questa zona di Val di Brana, ci siamo ritrovati senza acqua. È stato telefonato, sono stati avvisati tutti quanti, però... Avete telefonato all'ente che gestisce l'acquedotto e che vi hanno detto? Che loro avvisavano, ma qui si parla sempre con dei consenti che non sanno neanche loro come risolvere la faccenda. Da quanto risale il problema? Da quant'è che c'è questo problema? Sono almeno, per questo problema qui più concreto, sono almeno 3 o 4 giorni. Comunque ogni poco tempo, come aumentano la pressione dell'acqua, dopo qualche giorno diminuisce perché c'è una perdita. O perché c'è l'acquedotto scadente o vecchio, ora penso che abbiano rimediato sostituendo circa 200 metri di tubazione. Per la verità il guasto è stato prontamente riparato, ma la situazione, ci dicono i residenti, va oltre il singolo incidente. Le tubazioni e il modo di distribuzione dell'acqua, insistono, andrebbero adeguati. La cosa che dà più fastidio è che solo in questa frazione manca l'acqua, perché o prima o dopo non hanno questo problema, e qui invece viene l'acqua, viene portata da quello che si sa, dal bacino di Gelle, viene pompata su alla piana di Vaioni e poi viene ricollocata qua in Val di Brana, e devono aumentare la pressione al più non posso per portarla qua su. Se c'è una tubatura difettosa, in quel momento lì schianta e via. Cioè, se qui potessero allacciarsi perlomeno alle altre tubazioni che ci sono, che vengano dalla montagna, per risolvere un po' la situazione, se qualcuno viene e prende in mano la situazione, sarebbe quello la cosa un po' più fattibile. In questo momento manca l'acqua, quindi ora cosa deve fare? Ora non lo so, onestamente non lo so, continuerà ad utilizzare queste bottiglie d'acqua, è un problema grave, perché il bambino è uscito dall'asilo, dopo una giornata d'asilo non possiamo nemmeno lavarlo, alla fine non ci possiamo nemmeno... Cioè, non possiamo lavare i piatti, non possiamo utilizzare la lavastoviglie, non possiamo fare nulla di quello che va fatto tutti i giorni a casa, quindi li ho chiamati poco fa e mi hanno detto che a loro risultava tutto ripristinato dalle 5. Cioè, ad ora noi acqua a casa non ne abbiamo, quindi... Che ore sono? Saranno le 6:30. Le 6:30. Quindi diciamo che non è proprio regolare la comunicazione tra di loro.